impossibile fare i dati. Sfondato, vabbè. Ah. Te lo lavo io con la lingua, se quieres. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi racconto una storia completamente vera di come io e i miei amici siamo andati in vacanza a Lloret de Mar. E diciamo, non è andata come previsto. Te lo lavo io con la lingua, sì. È una storia di caos, ritardi, case distrutte e soprattutto notti passate in posti completamente inaspettati. Preparatevi perché ne vedrete delle belle. Allora, tutto inizia il 4 settembre, veglia alle 5 del mattino per partire verso Roma Tiburtina. Una volta arrivati a Roma Tiburtina, verso le 8:45 più o meno, treno in perfetto orario, come il pullman, nessun problema, quindi una rarità, diciamo. Quindi siamo belli tranquilli, arriviamo a Fiumicino, tutto tranquillo. Check-in fatto, ci prepariamo per salire sull'aereo, che però... Impossibile fare i dati. Io so che cosa? Sto cazzo. L'aereo. Impossibile. Sorpresa. Annuncia qualcosa in inglese e noi eravamo convinti ci stessero dicendo che saremmo arrivati a Barcellona in 1:45. Tiriamo un bel sospiro di sollievo, stavamo quindi per partire. Poi ci accorgiamo che avevamo capito male. Infatti la voce in italiano non dirà che saremmo arrivati a Barcellona in 1:45, ma ci dirà che l'aereo avrebbe fatto 1:45 di ritardo. Impossibile fare i dati. Quindi già lì cominciamo un po' a perdere la pazienza e ad agitarci. Ma il peggio arriva subito dopo. Decidiamo di avvisare il proprietario di casa dove avremmo alloggiato che avremmo fatto il check-in in ritardo, appunto perché l'aereo sarebbe arrivato a Barcellona con un po' di ritardo. E lì inizia il panico più totale. Il tizio, il proprietario della casa, ci dice che appunto la casa, l'alloggio dove dovevamo stare per una settimana non è più disponibile perché i precedenti inquilini l'hanno praticamente distrutto. Così ci dice, c'è anche il messaggio da qualche parte, ve lo metto. Cosa? Cioè, non è possibile. Raga, immaginatevi noi che siamo in Spagna, a Barcellona, dentro un aereo che ha 1:45 di ritardo, seduti lì al sedile, fermi, non potevamo muoverci. Senza un alloggio dove dormire a Lloret de Mar, teoricamente a poche ore dall'arrivo. E niente, immaginatevi questa scena. Quindi iniziamo subito a chiamare Booking perché dovevamo trovare subito una soluzione. E non so bene come spiegarvelo, ma dopo mezz'ora di chiamata riusciamo a far capire all'operatore di Booking che ci trovavamo in una situazione molto scomoda e che ci avrebbero mandato subito una mail con una nuova sistemazione e il rimborso della vecchia casa, diciamo. Ma niente, la mail doveva arrivare entro mezz'ora. Ma niente, raga, la mail non arrivava. Chiamo di nuovo, spiego tutto ad un nuovo operatore di Booking e ancora niente, questa mail non arriva. Essendo che la mail ancora non era arrivata, chiamo disperatamente l'ultima volta a Booking prima di partire perché mancava davvero poco al decollo dell'aereo. Chiamo e ad un certo punto mi risponde l'operatore. Il fatto è che mi risponde l'operatore e in contemporanea l'aereo parte. Cioè si stava muovendo, diciamo. Stava andando verso la pista per decollare. Lì tutto impanicato dico, spiego velocissimamente all'operatore e ci dice che ci avrebbe mandato subito questa mail che però non potevamo leggere perché l'aereo stava per decollare. Gli faccio va bene, grazie, appena arrivati a Barcellona la leggo e troviamo questa soluzione. Boom, riattacco, l'aereo decolla, perfetto. Finalmente l'aereo parte e viaggio perfetto, atterriamo a Barcellona. Eravamo molto stanchi ma dovevamo essere per forza fiduciosi. La prima cosa che facciamo appena atterra l'aereo, quindi immaginatevi, atterra l'aereo, prendiamo il telefono, controlliamo la casella mail. E indovinate un po'? L'email non è arrivata. Tutti impanicati, richiamo Booking per l'ennesima volta e non mi fa chiamare. Provo la seconda e ancora niente, ho detto a posto. A Barcellona non riesco più a contattare Booking. Invece fortunatamente riprovo un'altra volta e l'operatore risponde, l'operatrice, e finalmente riusciamo a trovare dove sta l'inghippo. L'email scritta dalla prima operatrice era sbagliata.
Quindi era per questo motivo che non arrivavano le mail. Quindi una volta detta le mail giusta, arriva finalmente questa benedettissima mail con l'alloggio alternativo. L'operatrice ci dice: potete scegliere tra questo alloggio oppure tra i vari alloggi che vedete su Booking disponibili. Noi non scegliamo quello che ci aveva fornito Booking, ma ne scegliamo un altro che sembrava avere più stelle, quindi doveva essere teoricamente migliore. Ma c'era un altro problema: non c'erano più pullman disponibili che ci potevano portare a Lloret de Mar. Quindi abbiamo dovuto pagare 35 euro un van che ci ha portato lì, in questo benedettissimo alloggio. È lui. Ma dai, abbiamo dietro? No, no. No, no. Voilà. Matteo, noi qua, eh. Hai fatto il telefono? Già qui la vacanza stava diventando abbastanza cara. Arrivati finalmente a Lloret de Mar, distrutti dopo praticamente 15 ore di viaggio, l'accoglienza è surreale. Infatti c'erano due ragazzi a petto nudo che stavano giocando a biliardo e conoscevano Baby Gang, ragazzi spagnoli, e vabbè, ci accolgono in maniera molto strana. Ok, tralasciamo questo fatto. Ci dirigiamo verso l'appartamento, ma quando entriamo, ragazzi, era una cosa indescrivibile. Sporco, distrutto, tutto a pezzi, cascava, rovinato, impossibile da vivere soprattutto una settimana. Allora, questa è la cucina, forse l'unica cosa decente. Poi, qui c'è il tavolo, televisione, letto, i letti, poi il bagno, sfondato, vabbè. Ah, pure il pavimento è sfondato, là. Aspetta, dove sta? Là, sfondato. Là. Poi, qua, la seconda stanza, con l'armadio. Finito. La prima cosa che mi viene in mente di fare è chiamare di nuovo Booking, ma erano le 21.30, non sapevo se qualche operatore era disponibile oppure avevano già chiuso. E fortunatamente Booking ci aiuta per l'ennesima volta, quindi grazie Booking, unici veramente. Booking gira una mail all'appartamento dove dormivamo, diciamo, dove spiega tutta la situazione e ha elencato tutti i difetti dell'appartamento che non gli abbiamo elencato, quindi un po' così. Siamo dovuti scendere alla reception per far sapere che noi volevamo andare via, che avevamo bisogno del rimborso. E lì, ragazzi, la receptionist, che penso anche fosse la proprietaria dell'appartamento, diciamo che non l'ha presa benissimo. Uno non può essere tan esquisito pagando questo. No, estoy cansada de los italianos que vienen aquí a pretender que regale yo la vacación. No, tú vienes de un sitio que no te ha gustado porque era barato. Vienes aquí, no te ha gustado, es barato. Tú te gastas el dinerito y ya verás qué bien estás. ¿Eh? Oye, ya está bien. Reclamaciones por este precio, nonche. Si uno paga 1000 euros y trova le lenzuola sporche o le mattonelle. Escúchame, ¿qué coño? Escucha, esto está así. No voy a reparar. ¿Para qué vende sporco? No. ¿Dónde está sporco? No es sporco. Esto no se va. No hay sporco de niente. Mira. Te lo lavo yo con la lengua, si quieres. Okay, te lo lamo. A mí me piacerebbe andare, andare via. Si quieres, puedes andar, yo no ritorno niente. Va bene? Giusto. Giusto con me. Yo te cambio la sábana y tú te quedas tranquilito. Pues chao. Chao, puedes partir via. Fai la reclamación por donde quieres. Oye, que vienes de un sitio, de otro. Asalta, ¿qué no piensas? Hay que pensar, si tú quieres estar bien, prende uno de 150 euros la noche y vaya a estar favorito. Se ya ha capitado. No quiero hablar. No, ¿cómo no? No me va a pagar. Andare via. Rapidito. Yo no quiero que estás aquí. Andare, mira. Vale, gracias. Buenas noches. No, bisogna parlare perché noi abbiamo pagato per una cosa. Dobbiamo parlare sopra. Questo è tutto.
Se tutto questo, questo, questo dalla vieja, questo. Andiamo. Andiamo. Vai a fare la foto. Per fortuna, piano piano si è calmata ed ha capito la situazione e decidiamo di andarcene. Solo che ce ne siamo andati da lì, che erano praticamente le 23:45, mezzanotte, una cosa del genere. Fuori, ragazzi, diluviava, c'era un temporale pazzesco, fulmini, tuoni, clamoroso. Non avevamo più un posto dove dormire, quindi diciamo che aveva preso una piega un po' storta questa vacanza. Cosa si fa in queste situazioni? Si trova un posto dove ripararsi. Siamo andati al Burger King fino all'una e mezza di notte. Per fortuna ha smesso di piovere, o almeno ha diminuito la pioggia, perché non ha proprio smesso. Ed abbiamo fortunatamente trovato un hotel che aveva una sola stanza disponibile, dove mi ci sono fiondato, ci ha fatto entrare praticamente alle 2 di notte ed io ho passato la notte lì e altri ragazzi hanno passato la notte in un altro ostello più o meno vicino a dove alloggiavamo noi. Benissimo, ci siamo svegliati che però comunque il giorno dopo non avevamo ancora una casa dove alloggiare per i prossimi 6 giorni, ma per fortuna c'è un lieto fine. Infatti siamo riusciti a trovare una casa migliore, una casa bellissima, comodissima. Siamo appena arrivati nella stanza nuova, abbiamo svoltato la nostra vacanza, la camera, l'appartamento nuovo, tutti, per tutti e 6. Questi sono 2 posti, questi sono 2 letti, io dormo qua. Guardate qua fuori il balconcino e il bagno, ci sta Carlo che è appena uscito. Ma non ci sta bene. Zitto, sto a fare il video per i miei genitori. Ok, questo è il bagno. Questa è la doccia e questo è... E alla fine ce l'abbiamo fatta. Che avventura, raga. Mamma mia, che avventura. Insomma, ragazzi, alla fine a noi ci è andata bene, ma è stata una vacanza assurda. Per non parlare del ritorno, che abbiamo passato praticamente 24 ore in aeroporto, ma questa è un'altra storia. Preparatevi sempre agli imprevisti e magari affidatevi ad un'agenzia di viaggi, non fate come noi. Vale. E niente, se questa storia vi è piaciuta mettete un bel like, commentate, condividetela, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video, raga, ciao.